Mi fa davvero molto piacere oggi essere con Arnaldo Vitangeli, esperto di economia della finanza sul web. Ciao, ben trovato con me, Arnaldo. Ciao Beatrice, lo sai che per me è sempre un piacere essere con te a fare queste chiacchiere tra noi. Esatto, tra noi, tra tutti quanti coloro che peraltro, insomma, non solo magari esperti di economia, un po' se ne intendono, ma anche proprio tra coloro che vogliono invece capire qualcosa in più. E qui, tra l'altro, in questo gruppetto mi ci metterei anch'io, perché in realtà, si fa un gran parlare dell'arrivo di questi soldi, che ovviamente sono quelli del recovery, quindi c'è grande ottimismo, perlomeno quello che il mainstream ci racconta, no? Esatto, Laddove, sì. insomma, sembra che finalmente arriveranno soldi a pioggia, potremo fare un sacco di cose. E quindi un periodo che sembra soave di crescita. E allora voglio sapere da te se effettivamente le cose stanno proprio così come ce le raccontano. Ma tu sai bene che ogni volta che io mi trovo a essere qui ospite da te, do sempre brutte notizie. Quindi anche in Ecco. questo caso non voglio interrompere questa nostra antica No, ma per tradizione. E carità. quindi iniziamo a dire che per quello che riguarda il recovery, molto spesso, insomma, io l'ho detto, in realtà si tratta di una questione più propagandistica che altro, considerato che i soldi non sono sufficienti e soprattutto che presentano una serie di vincoli, sia su come andranno spesi, sia poi su una serie di riforme, per così dire, che noi ci impegniamo a fare a fronte di questo denaro che riceveremo. Ma al di là di questo, la vera notizia preoccupante per come la vedo io è quella di un rischio che veramente sta diventando estremamente concreto sul nostro futuro, e cioè quello della iperinflazione. Io da un po' di tempo vado in giro dicendo che stiamo andando incontro a una fase di inflazione molto alta. Fino a poco tempo fa tutti dicevano che non era così, adesso le cose sono cambiate. Per esempio, negli Stati Uniti, Warren Buffett, che è il capo di un fondo importantissimo, ha lanciato l'allarme su un'inflazione lunga e intensa. E invece Helen Yellen, che è il capo della Fed, la banca centrale americana, ha risposto che l'inflazione ci sarà, ma sarà di breve durata. Quindi a questo punto sul rischio inflazionistico cominciano ad essere tutti quanti d'accordo. Ecco, allora partirei proprio dall'inizio, cioè dalla definizione di inflazione. Facciamo un attimo un ripasso di economia. Dunque, l'inflazione è l'aumento generalizzato dei prezzi. Che cosa significa? Significa che in sostanza il denaro vale di meno, cioè è qualcosa che noi italiani conosciamo molto bene, e te lo spiego con una tecnica canora. Qualcuno ricorderà quella canzone di, non so se erano gli anni 20 o 30, la famosa Se potessi avere 1.000 lire al mese, che era la Sì. canzone di un signore che auspicava di avere uno stipendio di 1.000 lire. 1.000 lire sono 50 centesimi. Ma naturalmente la persona in questione non pensava di vivere con i nostri 50 centesimi. In quella fase 1.000 lire erano tanti soldi, ma in epoche molto più recenti, chi ricorda il passaggio tra la lira e l'euro ricorderà benissimo che con 20.000 lire, che sono 10 euro, tu andavi al cinema, Sì. andavi a mangiare la pizza, insomma, compravi molte cose. Il potere d'acquisto dei 10 euro non è neanche lontanamente paragonabile. Quindi l'inflazione in sostanza è un fenomeno per cui il denaro che noi abbiamo in tasca vale molto meno, perde il suo potere d'acquisto. Quindi lo possiamo vedere come l'aumento generalizzato dei prezzi oppure la diminuzione del valore del denaro che noi abbiamo in tasca. Che cosa vuol dire questo nelle vite delle persone? Che questo va a colpire intanto i redditi, cioè i pensionati, i lavoratori fissi, eccetera, e poi i risparmi. Il perché è abbastanza evidente: se io guadagno, ho una pensione di 2.000 euro al mese e quei 2.000 euro al mese mi consentono di acquistare
una grande quantità di beni, io mi trovo in una certa condizione. Se con gli stessi soldi io ne acquisto la metà di quei beni, è come se mi avessero tagliato la pensione o lo stipendio. E ancora di più vale per i risparmi e per i soldi che noi teniamo in banca, perché se il valore del denaro diminuisce, anche i nostri risparmi diminuiscono, quindi anziché avere la stessa cifra in termini di potere d'acquisto, abbiamo molto meno quando l'inflazione è alta. E qui entriamo in un discorso che è più, come dire, è un po' più tecnico, capire perché andiamo incontro a questo aumento Sì. dell'inflazione. Innanzitutto perché stanno aumentando i prezzi delle materie prime, cioè il costo del petrolio in un anno è quasi raddoppiato, il costo dell'alluminio è salito del 70%, il costo dell'acciaio lo stesso. Questo che vuol dire? Nel momento in cui le materie prime, che sono alla base di tutti quanti i prodotti, aumentano, questi costi maggiorati si trasferiscono nel prodotto finito. Quindi, banalmente, se per fare la torta ci vuole la farina e il prezzo della farina raddoppia, in un po' di tempo aumenta anche il prezzo del prodotto finito e quindi della torta. E questa è una prima ragione per cui i prezzi stanno aumentando e aumenteranno di più, nel futuro, ma, ci sono ragioni più importanti e sono di ordine monetario, cioè negli ultimi anni le banche centrali, sia negli Stati Uniti sia in Europa, hanno fatto una politica di quantitative easing, cioè hanno immesso una marea di liquidità, cioè una marea di soldi creati dal nulla per tamponare fondamentalmente le crisi, le bolle speculative che si erano create e che esplodevano. Quindi per tenere in piedi il sistema hanno stampato soldi a go-go. Con il problema del Covid, questa situazione è ulteriormente aumentata, quindi anche i soldi del recovery di cui parlavamo prima, tutto questo deriva dal fatto che vengono stampate enormi quantità di denaro, di liquidità, per tenere in piedi il sistema. Oltretutto, noi stiamo andando verso un'ulteriore bolla, cioè, in buona sostanza, il sistema finanziario non è stato risanato, è stato tamponato con l'immissione di liquidità, ma ci sono livelli di indebitamento delle banche, crediti non esigibili, cioè i non performing loan, che sono altissimi. Di conseguenza, anche in presenza dell'arrivo dell'inflazione, le banche centrali non possono smettere di stampare denaro, cioè si trovano nella condizione di dover continuare, per evitare che tutto il sistema crolli, a stampare denaro. Oltretutto, questo denaro è indispensabile per quella che è appunto la nuova bolla a cui si sta lavorando, cioè quella della cosiddetta green economy, che è quello con cui il sistema si sta, come dire, riposizionando. Il sistema finanziario sta cercando di ritornare a crescere attraverso appunto questa nuova bolla che ha bisogno di liquidità. Quindi le banche centrali non possono smettere di stampare denaro perché se lo fanno tutto il sistema crolla e questo necessariamente porterà con l'aumento della moneta a una diminuzione del suo valore. Oltretutto, gli stessi stati sono molto indebitati. L'Italia è un caso emblematico, ma non siamo soltanto noi. Tutti gli stati con la questione del Covid hanno visto i loro debiti pubblici crescere moltissimo. E quindi io ritengo che per tutta una serie di soggetti, cioè sia per il sistema finanziario sia per gli stati, il male minore sia l'aumento esponenziale dell'inflazione, perché quando aumenta l'inflazione diminuisce il debito, esattamente come diminuiscono i risparmi. Se io sono indebitato per 100.000 euro, un conto è se quei 100.000 euro equivalgono a un appartamento, un conto è se quei 100.000 euro equivalgono a una panda usata. Ah, sì. Senti, a proposito, diciamo, di questa situazione che insomma ci sembra imminente, no? Da come l'hai descritta tu. Allora cerchiamo anche delle soluzioni, se ce ne sono, o dei rimedi che siano altrettanto veloci per noi. Allora, io parlavo
un po' di tempo fa con un mio amico che ha dei risparmi in banca e gli dicevo proprio questo, cioè in questo momento tenere i soldi in banca è pericolosissimo, nel senso che rischi di vedere il tuo capitale erodersi. Però se lo scenario che io ti ho descritto è corretto, e quindi se noi andremo incontro a una fase di alta inflazione, questo può anche essere utilizzato a nostro vantaggio. Perché? Perché se, per esempio, io quello che consiglio è l'acquisto di immobili in questa situazione. Perché? Immaginiamo che tu hai 50.000 euro in banca. Con un'alta inflazione, quei 50.000 euro perdono valore e quindi diventano nei fatti di meno. Ma se tu utilizzi quei soldi per acquistare un bene immobile, magari facendo un mutuo a tasso fisso, tu ti trovi che quel bene immobile avrà un valore molto maggiore proprio grazie all'inflazione, ma soprattutto che il tuo indebitamento sarà molto minore, cioè immaginiamo che l'inflazione sia del 100%, quindi che ci sia nell'arco di pochi anni un raddoppio dei prezzi. Questo vuol dire che se tu i tuoi 50.000 euro te li tieni in banca, alla fine del processo valgono 25.000 euro in potere d'acquisto, quindi hai perso la metà. Ma se tu con quei 50.000 euro più 50.000 euro di mutuo acquisti un appartamento, il valore del tuo appartamento raddoppia, quindi varrà 200.000 euro e il peso del tuo mutuo sarà dimezzato perché l'inflazione lo avrà reso, diciamo, molto più sostenibile, molto più basso. Negli anni 80 e nei primi anni 90, che c'era un'inflazione alta, molto spesso la gente faceva il mutuo e alla fine del mutuo il prezzo della rata in termini reali era ridicolo. Quindi il consiglio che io do è quello di, per coloro che hanno risparmi e quindi che rischiano di vederli evaporare almeno in parte, è quello di andare sul sicuro e andare sull'acquisto degli immobili. C'è poi un ulteriore elemento, però questo è una cosa molto più complessa e rischiosa, quindi io diciamo lo sconsiglio a chi non ha predisposizione per il rischio. Uno dei motivi per cui, un altro dei motivi per cui noi andremo verso una perdita di valore del denaro, quindi all'inflazione, è che le criptovalute, i Bitcoin e le altre, stanno avendo una forte crescita in termini, di massa. Quindi questo è come se ci fosse un'altra moneta parallela che quindi fa concorrenza a quella ufficiale. Io ritengo adesso in questo momento il Bitcoin è in discesa, io penso che sia un movimento di accumulo, ma secondo molti si arriverà a 100 dollari a Bitcoin. Non so se è vero, ma secondo me è molto sensato perché questo potrebbe essere a livello, diciamo così, politico-sistemico molto utile per i soggetti che poi determinano il mercato. Quindi chi avesse molto denaro da investire, vada sull'immobiliare, se vuole il mio parere, e magari qualche cosina lo metta in Bitcoin, che sono molto probabilmente destinati nel medio termine a crescere di molto. Ho due domande, naturalmente. Allora, la prima è questa: nel Sono momento in tutt'orecchi. cui uno compra un immobile, ma poi ha bisogno di liquidità immediata, deve anche poi trovare qualcuno che lo compri questo immobile. E questa è la Certo, prima domanda. a meno che è chiaro, se tu hai questa è un'obiezione che mi hai fatto anche telefonicamente. Noi ci siamo sentiti, sì, ma se uno ha i soldi ma non ha un reddito, quello è un problema. Nel senso che è ovvio che nel momento in cui tu investi in un immobile, non hai più i soldi liquidi. Quindi devi comunque avere sempre un gruzzoletto, diciamo, di emergenza. Via. Questo sì, a meno Sarebbe che auspicabile, ecco. sarebbe, questo è sempre auspicabile, però ovviamente Sì. dipende da caso a caso, nel senso che se tu hai un lavoro sicuro, un posto fisso e un reddito adeguato ed hai risparmi in banca come tutela per il futuro, perché fondamentalmente il risparmio è questo, la Costituzione italiana che tutela il risparmio tutela, diciamo, la sicurezza del futuro.
se tu hai dei risparmi, ma non hai diciamo, non hai una sicurezza lavorativa e quindi non hai un reddito, lì la cosa è problematica, però va detto che specialmente se si mantiene uno stato di inflazione, in questo caso tu da un lato vedi i tuoi risparmi diminuire, quindi il tuo gruzzoletto scendere in termini di potere d'acquisto, e quindi se tu con quello devi vivere, il problema è serio. Magari se ci sono persone che hanno una situazione lavorativa che non è stabile, quindi c'è il rischio che possano trovarsi ad affrontare dei periodi di disoccupazione o di sottoccupazione, magari tenere una parte dei soldi liquidi è indispensabile. È un rischio, però è indispensabile in questo caso. Però per chi, diciamo, invece è tutelato, per chi ha un reddito sicuro, io in questo momento lo sconsiglierei. Altra domanda riguarda proprio la criptovaluta. Allora, in realtà qui le domande sarebbero due. La prima è, visto che ce ne sono diverse di criptovalute, come puoi, diciamo, gestirle? Cioè, nel senso, su quale buttarti e quale no, in base a cosa puoi scegliere? Perché tu hai fatto solo il nome del Bitcoin, ma insomma ce ne sono anche di altro tipo. Ce ne sono di molti tipi, sì. E a tal proposito si riallaccia anche la seconda domanda che ti faccio sempre sulle criptovalute, vale a dire, e se un domani queste fossero osteggiate dagli stati stessi? Allora, per quello che riguarda la prima domanda, io consiglio di andare sul sicuro, nel senso che il Bitcoin fa parte ormai della nostra economia in maniera stabile. Addirittura le università accettano il Bitcoin come pagamento, è un sistema assolutamente collaudato. E qui vengo alla seconda domanda che tu poni. Io penso che gli stati non vogliano mettersi contro questa nuova forma monetaria, anche perché altrimenti lo avrebbero già fatto. E ripeto, se molte istituzioni, anche ufficiali come le università, che sono comunque legate ovviamente al sistema, spingono per il Bitcoin, accettano il Bitcoin, quindi certificano che è una moneta valida, vuol dire che il sistema lo ha già messo in conto. Torno a dire, io penso che la situazione drammatica della finanza, del sistema finanziario, abbia spinto molti a guardare appunto al Bitcoin, molti a livello di investitori sistemici, a guardare al Bitcoin come a una possibile soluzione. Cioè, la vecchia moneta, lo stesso Draghi ha parlato di Bitcoin, insomma, tutti i grandi signori della finanza non solo non si mettono di traverso, ma anzi sembrano come minimo avere accettato la presenza di questo nuovo sistema. E se avessero voluto lo avrebbero fermato prima, quando erano ancora in tempo. Siccome non lo hanno fatto, e anzi sembrano in qualche modo averlo agevolato, probabilmente perché pensano che sia indispensabile a livello sistemico, vuol dire che è molto improbabile che lo facciano nel futuro. Senti, da ultimo ti volevo chiedere, ma nel momento in cui si va verso questa digitalizzazione in molti aspetti della nostra vita, e quindi presumibilmente questo sarà il nostro futuro, laddove ci sono le persone che dicono: ma non si può tornare indietro, ma non possiamo scardinare completamente questo sistema economico, insomma, spesso no, magari in certi ambiti si fanno discorsi di questo genere. Allora io ti chiedo, quale delle due soluzioni secondo te è migliore? Riuscire, ma di fatto realmente, a scardinare un sistema come quello in cui ci troviamo, oppure a cavalcarlo cercando di trovare invece delle soluzioni che possano essere utili e valide per tutti? Scardinarlo. Il sistema è marcio dalle fondamenta. Questi sono quello a cui io oggi abbiamo fatto riferimento. Sì. È diciamo una scialuppa di salvataggio, una momentanea ciambella lanciata ai naufraghi.
per dire fate attenzione, se arriva l'inflazione i vostri risparmi vanno a scomparire. Ma è ovvio che tutto il sistema finanziario speculativo è insostenibile, cioè noi passiamo da una bolla speculativa a un'altra bolla speculativa. Tutto questo è l'effetto di una serie di scelte più che sbagliate, definirei criminali, a partire dal divorzio Tesoro Banca Italia, la privatizzazione della moneta, il petrodollaro stampato a gogò per finanziare l'economia, il che è a sua volta è stato indispensabile per il processo di globalizzazione. Tutto il sistema è completamente sbagliato e si basa sulla speculazione, quindi sulle bolle e su un aumento esponenziale dei rischi che poi vanno a colpire i cittadini, come abbiamo visto nel caso della Lehman Brothers, nella crisi del 2008, che è la copia della crisi del 29, né più e né meno, con le stesse cause, con le stesse scelte politiche. Quindi il sistema va completamente raso al suolo e completamente ripensato in termini di economia reale, in termini di controllo della moneta e anche in termini di quanto più possibile produzione e consumo dei beni all'interno degli stati nazionali. Siccome questo non avverrà nei prossimi mesi, dobbiamo essere consapevoli dei rischi a cui il sistema ci espone e cercare per quanto possibile di tutelarci sulla base di quello che sappiamo e di quello che possiamo prevedere. Ma non c'è dubbio che il sistema sia intrinsecamente e profondamente sbagliato, rischioso e immorale. Sì, però a chi tocca scardinarlo? Beh, tocca a noi, cioè nel senso, tocca ai cittadini che si fanno Stato. Il problema è che tutta una serie di scelte sono state fatte sulla testa dei cittadini che sono inconsapevoli. Ti faccio un esempio. Prima ti citavo la crisi del 2007-2008 di Lehman Brothers. È avvenuto perché alla base di questa crisi c'è una scelta politica fatta, presa dall'amministrazione Clinton a suo tempo, cioè quella di eliminare la distinzione tra banche di investimento e banche commerciali. Cioè, prima, proprio dopo la crisi del 29, per evitare situazioni di questo genere, si è deciso di dividere il tipo di attività che le banche facevano. Quelle che speculavano sui mercati, che facevano investimenti pericolosi, eccetera, eccetera, erano di un tipo. Quelli che tenevano i risparmi delle vecchiette, dei lavoratori e delle famiglie erano di un altro, separate e distinte, in modo che se la speculazione andava a carte 48 non venivano travolti i risparmi delle persone comuni. Con l'amministrazione Clinton, il Glass-Steagall Act, che era questa legge fatta proprio sulla base di un disastro finanziario, è stata abolita. Pochissimo tempo dopo ci siamo trovati di fronte a un nuovo disastro finanziario. È evidente che la responsabilità è prima di tutto della politica, che non è in grado più di normare e gestire l'economia. Ma se i cittadini non rivendicano, se gli elettori, se le persone comuni non rivendicano un controllo dell'economia e una limitazione dello strapotere di questa finanza che assomiglia sempre di più a un casino, non ne usciremo mai, perché ovviamente non sarà certo la classe politica a farlo sulla sponte. Quindi serve un cambiamento prima di tutto nella consapevolezza e nella mentalità delle persone, che poi imponga alla politica di occuparsi di tutelare il lavoro, il risparmio, l'economia reale, di porre un freno alla speculazione, ai mercati finanziari e al potere della grande finanza. Bene, grazie, grazie di tutte quante queste opzioni che ci hai fornito e anche naturalmente di questa analisi così specifica che sono sicura sarà d'aiuto a molti di quelli che ci seguono. Grazie ad Arnaldo Vitangeli, ti aspetto alla prossima occasione. Grazie a te Beatrice, lo sai che quando io posso dare brutte notizie lo faccio sempre volentieri. Grazie, buona giornata, ciao. Ciao a tutti. Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.